Capitava che i ragazzi battessero la fiacca. Quelle giornate dove i primi caldi primaverili annichilivano un po' le gambe e il cielo trasmigrava i pensieri verso lidi lontani. C'era un tizio in tribuna che lavorava in stazione. Faceva partire i treni soffiando dentro una cornetta. Si chiamava Oreste Bolmida, un brav'uomo come tanti, con le guance un po' carnose e striature di brillantina in testa. Irreprensibile nel suo lindo e incravattato abito domenicale, arrivava in bici o in tram, seguendo il torpedone umano di migliaia di appassionati che accalcavano i parterre dello stadio Philadelphia. La prima volta che la tromba aveva squillato, al campo, si erano girati tutti. Se l'era portata per dare la carica, quasi per gioco. Poi sai com'è, era bastata una seconda volta affinché quel gesto venisse adottato come una dolce consuetudine, arricchendosi di significati che ne hanno alimentato il mito. Al suono della tromba, Capitan Valentino alzava per un momento lo sguardo, poi corrugava gli zigomi. Selciava l'orizzonte visivo del prato, arrotolando le maniche della maglia. Un gesto operaio, di chi se la deve sfangare dandoci di olio di gomito. Il resto sono istantanee, diapositive, racconti di un quarto d'ora leggendario. Il grande Torino si tingeva di favola e ribaltava qualsiasi risultato riempendo di meraviglia gli sguardi innamorati della sua gente. Potevi toccarlo con mano sui gradoni del Fila, potevi sognarlo quando Carosio lo raccontava alla radio. Quando partiva il quarto d'ora granata, gli avversari potevano risparmiarsi la fatica, tanto non ce n'era per nessuno. Era una specie di magia, ci abbiamo fatto il callo a parlarne così. Quel sogno era un po' tutta l'Italia, non certo la sola bandiera granata a garriera orgogliosa sui pennoni. Era la rinascita di un paese, il fibrillare rinnovato di passioni popolari, il bisogno di immedesimazione di una generazione tradita e derisa, chiamata perdente, morta di fame. Quella dove il re scappava, quella delle scarpe di cartone in Russia. Anni di ricostruzione, fame e fatica, di orgogli violati, orizzonti lividi. Ma c'era quel momento, consumato sui gradoni ruvidi che cingevano l'erba, un soffio di gioventù, squarci di cielo terso in cui la vita tornava a pulsare con rinvigorita intensità. Attimi forse, per lo più fugaci, in cui i problemi aspettavano fuori dai cancelli. Quelle maglie avevano il colore di certi vini nostrani, a pelle suggerivano che la resa sarebbe tardata ad arrivare. Il grande Torino era tutto questo, idealmente racchiuso fra le pieghe delle maniche rimboccate di Capitan Valentino. Sì, lo sappiamo, saremo degli inguaribili romantici, ma questa storia ce la raccontiamo sempre, capace di commuoverci ad ogni respiro. Sempre. Come fosse la prima volta.